o come leggevano i libri di storia. Quando siamo andati ad Auschwitz era pieno febbraio e c'erano meno 4 gradi. Faceva davvero freddo, però non sentivo niente. C'era un silenzio assordante, ogni passo era come camminare su una tomba. C'erano i capelli delle donne, le scarpe nuove dei bambini che non hanno avuto tempo di consumare le suole, di correre, di giocare, stanze piene di oggetti che urlavano vita, come cianfrusaglie della cucina, valigie, rasoi, in un posto da cui nessuno è uscito vivo, anche quelli che sono sopravvissuti. Recentemente ci ha lasciato un grande maestro, Camilleri, che dice una cosa che per me è molto importante. E lui dice: archiviare nel linguaggio comune significa dimenticare. Il che è un vero paradosso, perché archiviare dovrebbe significare fare memoria, cioè fare monito. Ecco perché secondo me bisognerebbe andare ad Auschwitz comunque parlarne, perché nella disumanità ci si riscopre coscienziosi, umani. E quindi noi che siamo oggi la storia dobbiamo essere coscienziosi di quello che è stato il passato per non farlo più accadere. Che queste iniziative non siano retoriche e si caricano di significato. Invito Sabrina Ponticelli del Teatro Stocco alla prossima lettura. Buonasera, buonasera. Ci aspettava l'ultima fase di iniziazione a questa nuova vita, la marchiatura. Questa operazione veniva eseguita con un ago rovente, simile a un pennino, e precedeva l'assegnazione alle baracche. Il numero, una volta tatuato, veniva trascritto su un apposito registro in corrispondenza delle generalità del detenuto. Da quel momento scomparivamo come esseri umani, diventando numeri, pezzi per la macchina di sterminio del Reich. A me fu tatuato il numero A24020, che ancora oggi deturpa il mio avambraccio sinistro. Molte volte ha suscitato curiosità in quanti non ne conoscevano il significato. Tanti anni fa, quando ancora insegnavo, spesso i ragazzi mi chiedevano cosa significasse quel numero. Io rispondevo accennando ai campi di sterminio e alla mia triste esperienza. Ma loro non capivano e qualcuno rideva. Fu così che decisi di nascondere il mio tatuaggio con un cerotto, chiudendomi sempre più nel silenzio. Non volevo sentirmi diversa. Non volevo sentirmi osservata. Decisi che avrei tenuto solo per me il mio passato. Non parlai più. Non riuscivo a trovare la forza di reagire e avevo ancora paura di non essere accettata dagli altri. Sentivo di non essere libera.